strizzano comunque l'occhio anche all'atleti dal peso un pochino più leggero che vogliono fare tanti chilometri. Per dire, un lento da 16-18 km lo farei tranquillamente con queste scarpe, anzi. Una delle richieste del solito amico di Instagram è stata quella di recensire scarpe davvero ammortizzate. Quelle, per intenderci, che possono essere utilizzate da tutti i podisti amatori, anche quelli che corrono a 6 al chilometro. Nella scelta delle possibili marche che nel loro catalogo podistico hanno questa tipologia di scarpe c'è sicuramente Brooks, Asics, ma anche Socony. Sono scarpe che stanno d'antico, sono scarpe che però hanno il pregio di proteggere al meglio chi ha un peso un po' più sostenuto. Come sapete del video di introduzione di luglio, abbiamo scelto oggi di parlarvi delle Socony o Saucony Triumph 17 che abbiamo comprato su Running Warehouse nel mese di maggio e che ora si trovano super scontate anche perché è uscito appena adesso il modello 18. Modello che è un top di gamma che testeremo in inverno. Veniamo comunque alle specifiche. Differenziale 8, 32 mm nel tallone, 24,5 mm nell'avampiede. Il drop 8 è una scelta che fece Socony nel 2013, decidendo di abbassare il differenziale da 10 a 8 mm che ha conservato su tutti i modelli, tranne che su quelli da gara, sui quali invece il drop è tipicamente di 4 mm. Nel frattempo c'è il mio solito coniglio che non aveva mai visto testare le Socony, quindi è sicuramente interessante. Le Triumph 17 pesano 303 grammi nel modello US 9, invece sono aumentate di circa 12 grammi in quello 18, sul quale è stata aggiunta un'ulteriore quantità di gomma che le ha rese un po' più resistenti ma al tempo stesso un po' più pesanti. Come direbbe Andrea, la scarpa si presenta davvero gommosa in tutti i sensi. Prendiamo per esempio la Tomain Jacquard Mesh, è davvero morbida, avvolge il piede e offre un'imbottitura importante sia nell'avampiede, sia nel mesopiede, sia nel tallone. Tra l'altro non abbiamo avuto grossi problemi di traspirabilità, ora con l'arrivo dell'autunno è sicuramente un plus che vorremmo ovviamente testare in questo periodo. Anche il tallone e la linguetta sono davvero belli imbottiti, per non parlare poi dei lacci che sono così soffici e estensibili con un livello di stretch direi molto importante. Cosa dire, il designer di questa scarpa ha dato davvero coerenza a tutte le parti funzionali, coerenza che invece non abbiamo visto in altri modelli precedenti. Diciamo anche due parole sul tallone. È super morbido, confortevole, si estende leggermente sopra i tendini di Achille, ma al tempo stesso ha una struttura nella parte bassa che consente di garantire una stabilità nella corsa che rende queste scarpe una via di mezzo tra una A3 e una A4. O forse meglio una scarpa neutra che potrebbe essere anche adattata a pronatori leggeri. Proprio per questa ragione questa scarpa Triumph 17 risulta essere una delle migliori scarpe a livello di stabilità per la mia biomeccanica di corsa. E sicuramente chi corre più lentamente di me troverà comunque una scarpa adeguata a tutti i ritmi. Ma non posso comunque negare che il cambio sostanziale rispetto ai modelli precedenti è la rivoluzione sull'intersuola, che poi è stata adottata anche nel modello 18. In tal caso Socony ha adottato la Power Run Plus, una mescola soffice in poliuretano espanso, mescola che risulta rispetto all'Ever Run, quella precedente, molto più soffice, ma al tempo stesso meno densa e consente di comprimersi più facilmente. Ha inoltre, secondo me, una migliore risposta energetica, soprattutto a velocità più elevate, per le quali però questa scarpa non è stata davvero progettata. Si tenga conto che dal punto di vista chimico il poliuretano espanso è più resistente anche e soprattutto durante l'inverno, cosa che molto probabilmente non potremmo dire dell'intersuola precedente, ossia dell'Ever Run. Mentre il coniglio ha fatto 4 giri intorno a me, non ne parliamo mai, ma in questo caso possiamo dire che anche la soletta è leggermente più ammortizzata rispetto a quelle che troverete in commercio. Inoltre la suola in gomma Crystal è presente su quasi tutta la superficie, è una suola con una gomma molto sottile ma al tempo stesso davvero resistente, al punto tale che dopo 200 km non abbiamo osservato nessuna variazione rispetto a quanto avevamo visto appena questa scarpa era uscita dalla scatola. Tenete anche conto che le Triumph 17 sono relativamente flessibili, quindi la spinta sarà più che altro in funzione della vostra biomeccanica, anche se sappiate che la quantità di mescola con i 25 mm nell'avampiede le rende davvero molto confortevoli. Infine, ultima cosa, la larghezza della suola, non soltanto il tallone, è particolarmente importante e di conseguenza la scarpa sarà ulteriormente stabile.
Prima di passare la palla ad Andrea, sappiate che il modello successivo, il 18, ha sostanzialmente un'ulteriore quantità di gomma nella suola, ma al tempo stesso anche una tomaia più leggera. Vale quindi la pena comprare questo modello oppure quello successivo? Ovviamente sempre meglio il modello nuovo, ma sappiate che i 17 costano il 25% in meno. Secondo me, stranamente, è il momento giusto di comprarle con tutti gli sconti che si trovano ora. E cosa ne pensa Andrea? Vediamolo direttamente dal campo di Garbagnate. In effetti abbiamo recensito prima delle vacanze le Soconi o le Sauconi. Kinvara 10, oggi testiamo le Triumph 17. Allora, diciamo che è una scarpa prettamente per il lento e diciamo che è una scarpa fatta bene per fare i lenti. Secondo te a chi sono adatte? Scarpe adatte per gli atleti con un peso importante, ma che strizzano comunque l'occhio anche ad atleti dal peso un pochino più leggero che vogliono fare tanti chilometri. Per dire, un lento da 16-18 km lo farei tranquillamente con queste scarpe, anzi. Per quale distanza le utilizzeresti? Le userei per qualsiasi tipo di lento, da un lento di raccordo tra un lavoro e l'altro, oppure sui lenti più lunghi o addirittura anche sui lunghi, lunghissimi per la maratona. Magari non quelli strutturati con dentro dei lavoretti, ma quelli un po' come quello che abbiamo fatto oggi, un lungo lento. E a livello di velocità, l'abbiamo visto la settimana scorsa, quel solito amico di Instagram ci ha detto non correte dai 4 ai 3 km, ma dai 5 ai 4. Cosa ne dici della velocità di queste scarpe? Sì, diciamo che è una scarpa che in quanto va bene per tutti, è una scarpa anche per assurdo, anzi, per chi corre a 5,30, 6 al chilometro, quindi è una scarpa per i lenti veri, i rigeneranti o per i lenti un pochino più tirati, magari non troppo lunghi, che la scarpa è abbastanza pesante, quindi dopo un po' si sente. E a livello di intersuola è stata aggiunta la nuova Power Run Plus. Che sensazione hai avuto? Allora, il problema è che l'abbiamo testata in estate e, scusate il gioco di parole, le scarpe sono andate bene, però a dire il vero anche il Power Run vecchio in estate andava molto bene. Fuori onda gli ho detto a Max che sarebbero da provare in inverno, che a me personalmente il Power Run non mi ha lasciato una buona impressione perché sembrava che si indurisse davvero tanto. Questo qua, il Power Run Plus, vedremo. Ma in estate non è assolutamente duro. No, in estate assolutamente no, a dire il vero neanche il vecchio Power Run, anzi è molto morbido, quasi come adesso sto usando le nuove Blast, mi ricordano molto quelle. E quanto credi che sia la durata di questa scarpa? Guarda, io dico sempre gli 800 km, questa forse potrebbe, se la dovesse usare un atleta sotto i 70 kg, anche 900-1000 km, io azzarderei perché sono davvero tanto carrozzate, sono davvero tanto morbide. Ovviamente in quanto una scarpa più per atleti da un peso importante starei sempre sugli 800-700 km. Stesso numero o mezzo numero in più rispetto alle altre scarpe Soconi? Guarda, io ho provato il mezzo numero in meno di Max e mi va bene, quindi direi stesso numero sicuramente un numero in più diventa, mezzo numero di più diventa davvero troppo, troppo grande, quindi la scarpa è comunque comoda. Quali sono secondo te i punti di debolezza e i punti di forza di queste Triumph 17? Guarda, più che debolezza ti direi dei punti di domanda, che direi della conchiglia, del tallone, che ho paura che mi infiammi un pochino il tendine d'Achille, il tallone in sé. E questo Power Run che l'abbiamo testato in estate e non in inverno, quindi sono davvero due punti di domanda. I punti di forza invece, che è sicuramente una vera scarpa da lento, quindi molto protettiva. E poi soprattutto è molto stabile, per assurdo sembra che abbia un inserto antipronazione perché ti tiene il piede bello stabile, quindi direi super. Sì, in effetti correndo a 5 al chilometro i tuoi dati RunScribe lo dicono abbastanza chiaramente. E invece a quale altre scarpe assomigliano secondo te come A3? Guarda, delle A3 così morbide, carrozzate, ce ne sono in giro davvero poche. Mi vengono in mente le Glycerin di Brooks oppure le Adrenaline, le GTS sempre di Brooks, che sono molto morbide e molto, molto gommose, molto, molto tosta come scarpa pesante. In giro poi adesso ultimamente c'è la tendenza di alleggerirle molto e di renderle un attimino più dinamiche. Mi viene in mente la Vomero 10, che era molto simile a questa, adesso la Vomero 14, per dire, non c'entra assolutamente più nulla, quindi direi
di scarpe come questa Triumph ce ne sono in giro davvero poche, secondo me. Come morbidezza mi ricorda molto la Nova Blast che sto usando, e come protezione è davvero una scarpa come l'Adrenaline di Brooks. Tra l'altro settimana prossima sveleremo quali saranno le scarpe che testeremo tra settembre e novembre qui sul canale. Tanto non c'è problema, che stiamo preparando la maratona, quindi di chilometri per testarle ne abbiamo in abbondanza. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Mentre cerco di non farmi distrarre dal coniglio, sappiate che avevamo svolto la recensione dopo aver corso un lungo di 31 km. Io sono Massi, se vi è piaciuta la recensione non dimenticatevi di iscrivervi al canale e magari di attivare la campanellina. Non dimenticatevi nemmeno di votare per il concorso su quale scarpa recensire nelle prossime settimane, che vi allego qua sopra. Spero che gli allenamenti possano continuare serenamente. Nel frattempo, stay strong, ci vediamo alla prossima. Ciao!